Ci scrive la sorella del ragazzo che lo scorso 5 maggio ha avuto un incidente in calle Seminario a Chioggia. Quella sera la moto gli era sfuggita, facendolo rimbalzare tra i muri delle case. Ora, ci scrive, Gianluca si è ripreso. L'intervento è andato bene e venerdì finalmente potrà tornare a casa. La convalescenza sarà abbastanza lunga, ma lui è forte e determinato e non si abbatterà. La sorella e la mamma di Gianluca volevano ringraziare di cuore tutti coloro che quel giorno hanno soccorso il fratello, dando sostegno alla mamma e a lei stessa prima dell'arrivo dei soccorsi. La sorella ringrazia Don Vincenzo che ha accompagnato la mamma all'ospedale e tutti coloro che hanno pregato per lui. Grazie per le vostre preghiere. Grazie all'equipe degli ospedali di Chioggia e dell'Angelo di Mestre per la professionalità e la gentilezza che hanno avuto nei confronti di Gianluca e dei parenti. Grazie di vero cuore a tutti per la solidarietà e la sensibilità che avete avuto. Dio vi benedica tutti. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.